Benvenuti a questo incontro per presentare il grande lavoro che in questi anni ha fatto Paolo Cochi sul Mostro di Firenze. Al di là di ogni ragionevole dubbio, questo libro molto documentato, e poi La Zona Oscura, che è stato un documentario che è andato in onda su Italia 7 e adesso è disponibile in DVD. Saluto Alvaro Fiorucci, collega giornalista e autore di 48 Small, Luca Cardinalini, autore dello strano caso del dottor Narducci e giornalista Rai, il dottor Giuliano Mignini, che poi sentiremo quando parleremo della parte perugina, che insomma, è una parte molto consistente di questa vicenda, al di là di come viene trattata o come è stata marginalizzata. Allora Paolo, rispetto insomma, ai tanti lavori che sono stati realizzati, uno l'abbiamo visto anche proprio in queste ore, ieri sera, il tuo però è un lavoro diverso, è un lavoro non solo molto documentato, cioè non si limita a fare il riassunto come quasi tutti i lavori sul Mostro di Firenze, ma hai scoperto soprattutto delle cose che se prese in esame, insomma, diciamo, dovrebbero portare ad approfondimenti ulteriori. Quali sono, ecco, le cose peculiari del tuo Sì. Allora, lavoro? cose peculiari, beh, oltre all'analisi documentale, come dicevi tu, degli atti sia processuali che di indagine, diciamo che il lavoro si articola su tre punti. Uno è quello della datazione del giorno dell'ultimo delitto di Scopeti del settembre 85, dove sono riuscito ad approfondire attraverso il sostegno e il supporto di medici legali e entomologi, che la data non era riferibile all'8, quindi a quella che è scritta nel capo imputazione, ma a quantomeno al giorno precedente, se non al venerdì. Un altro punto interessante riguarda le dichiarazioni del pentito reo confesso Lotti, perché uno sarebbe stato reo confesso, secondo le sentenze, Vanni no, ha sempre negato. E riguarda il delitto di Baccaiano, che per come la racconta il testimone non può essere andata, in quanto ci sono delle notevoli incongruenze, e quindi ci sono altri cinque testimoni che passano proprio a ridosso di un minuto e mezzo, e descrivono una situazione totalmente diversa, senza auto e persone. Questo non era venuto fuori dal processo. E l'altro è l'aspetto geografico, cioè del Mugello, sono riuscito a recuperare e mettere insieme una serie di testimonianze di un individuo visto che seguiva i ragazzi al delitto di Vicchio, un individuo visto sulla scena del crimine, visto al bar che guardava i ragazzi, e visto al bar della Pia Rontini, a una vittima. Quindi venne fatto un identikit, vennero fatti degli approfondimenti, però poi rimase un po' congelata lì. Questo, diciamo, è uno spunto investigativo che poteva essere valido sia per un discorso di più persone, ossia per un discorso di serial killer unico. Questo significa anche che tu hai consultato, insomma, hai scovato materiale, che, insomma, materiale che era anche agli atti, cioè ancora oggi, cioè, si fanno delle scoperte, e tu le hai fatte in questi anni, proprio all'interno anche di quelli che sono stati gli atti di questa vicenda. E chissà quante possono Appunto. essercene, perché poi non disponiamo di tutto il materiale, solo quello entrato ai Sì. processi, no? Quindi c'è il materiale di indagine che chiaramente non conosciamo. Ritengo che la storia, almeno dal mio punto di vista, che è un punto di vista di documentarista, quindi storico, documentale, è molto interessante fino a una certa data, cioè fino a prima degli anni 90. Prima che viene Pacciani, che entra in scena Pacciani. E al di là di questo, poi c'è un discorso pure prettamente dei media, no? Di come questo caso è stato trattato dai media. Allora, coinvolgo subito anche Alvaro Fiorucci. Ecco, proprio come i mezzi di informazione, l'ha detto, i lavori
hai visto che insomma, si sono occupati di questo caso, continuano a occuparsene. Che idea ti sei fatto anche sul modo in cui le varie sfaccettature di questa vicenda poi sono state rappresentate? Beh, la prima cosa che mi viene da dire è che la copertura mediatica dei diritti del mostro di Firenze, per oggettive ragioni storiche, non ha avuto la copertura mediatica che hanno avuto negli anni successivi delitti e casi anche di minore importanza, anche di minor valore criminologico. Però è chiaro che otto giovani coppie di ragazzi ammazzati in quel modo, come mirabilmente Cochi racconta nei suoi lavori, avevano oggettivamente attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e quindi l'attenzione dei media, anche se non con quel quasi asfissiante presenza che abbiamo ora per delitti che avvengono recentemente. Certo, la cosa che ci ha incuriosito anche come giornalisti o come semplicemente come dei semplici ascoltatori era questa alternanza tra un mostro messo in galera e un mostro scarcerato perché il mostro aveva colpito di nuovo, e quindi l'alternarsi tra finalmente l'incubo è finito, ah no, l'incubo ricomincia perché il mostro ha colpito di nuovo. Beh, questo potete capire quanto abbia impressionato l'opinione pubblica. Erano anni, sono stati anni, sono stati periodi veramente terribili soprattutto per i giovani che abitavano nelle colline intorno a Firenze. Però poi alla fine c'è stata questa continua alternanza tra colpevoli e innocenti, e poi alla fine siamo rimasti con un grande punto interrogativo, perché noi non sappiamo chi è, sappiamo che ci sono state delle condanne definitive per alcuni dei delitti, dei duplici omicidi del mostro di Firenze, per altri duplici omicidi non ci sono colpevoli, ma anche la colpevolezza di quelle persone, colpevolezza sancita anche dalla Cassazione, ci lascia un po' perplessi. Ci lascia per esempio perplesso, qui mi rifaccio a quello che diceva il nostro autore, la faccenda del delitto dei francesi e delle larve, cioè se cade la testimonianza del principale accusatore dei compagni di merenda, cioè Lotti, capite che cade un po' tutto l'impianto investigativo che tra l'altro ha portato alla condanna dei compagni di merenda. È poi sorprendente. Su questo io francamente non ho elementi di conoscenza perché la vicenda l'ho soltanto seguita sui giornali, Cochi ancora non ci ha fatto un libro sopra, quindi ho, voglio dire, poca conoscenza. Mi lascia un po' perplesso queste ultime indagini nelle quali viene fuori un legionario che non si capisce perché non sia stato inquisito prima. Anche se ieri sera abbiamo visto che un ex maresciallo dei carabinieri ci dice: ah, ma io l'avevo puntato in qualche modo già da allora, però senza risultato. Cioè, non lo so. Poi addirittura finiamo a ipotizzare la similitudine con il serial killer americano. Non lo so in base a quali elementi. Io quello che so è che c'è, in base a queste nuove rivelazioni, il fascicolo sui delitti del mostro di Firenze a Firenze da parte della Procura della Repubblica di Firenze ancora aperto, con due persone indagate, il legionario e il suo medico di base, Carcamo, sì. se non sbaglio, e altro non sappiamo, perché non sappiamo che attività ha svolto la Procura della Repubblica di Firenze. Nel frattempo è cambiato, diciamo, il magistrato che coordina le indagini sul mostro, perché il dottor Paolo Canessa, che ha svolto la maggior parte delle indagini sul mostro di Firenze, è ora pensionato e adesso le indagini sono in mano
al dottor Turco, che è una persona che gli dà giù molto, con molta determinazione. Ecco. Però io francamente non so dirvi che cosa ha trovato il dottor Turco. So, per vie traverse, per fonti che non rivelerò mai, che anche in questa indagine la polizia giudiziaria è andata a rivedere il lavoro del dottor Mimini, del quale magari parleremo, certo, dopo sicuramente. Volevi dire? No, volevo dire che appunto è stata iniziata da Paolo Canessa, no? Che è andato in pensione, questa indagine sulla cosiddetta pista nera, no? del legionario, che credo di aver capito, perché anche il procuratore generale di Firenze ne ha preso le distanze, che non è tanto condivisa dall'attuale sostituto procuratore Turco. Tant'è che sono passati 3-4 anni, ma non se ne sa più niente, se non dai giornali, così, notizie sporadiche, quindi... Beh, sarebbe curioso sapere che attività ha fatto Turco. Perché... Ma da quello che appare, cioè Vigilanti non è un nuovo indagato in realtà, Vigilanti è stato indagato nell'85, è stato perquisito, gli sono state trovate delle armi, sono state provate come la famosa Beretta, è stata, a parte che l'aveva comprata nell'84, quindi non può essere del 68 e neanche di quelli prima. Però è stata fatta un'attività di indagine, quindi mi sembra un po' rispolverare un qualcosa, perché questo input di indagine non nasce dalla procura, nasce da un esposto, questo è importante sottolinearlo, di un avvocato delle vittime. E quindi io credo che poi il magistrato, per atto dovuto, debba comunque svolgere questo tipo di attività. Però sono 2 o 3 anni, ma non è venuto fuori niente, come... E non è venuto fuori niente la questione di Zodiac che appunto citavi tu. Su quello che ha saputo dell'indagine fiorentina, diciamo, non dico in che modo, ma insomma mi è arrivato anche a me alle orecchie, e il magistrato che sta facendo l'indagine a Firenze è quello che aveva incriminato me e Giuttari, quindi un magistrato che peraltro io stimo. Ha fatto la sua parte, ha sbagliato in maniera nei nostri confronti. Io non ho ancora capito di che cosa eravamo accusati, perché quando uno dice tu hai fatto le intercettazioni, ma sono autorizzate, allora è reato. No, sono autorizzate, e allora chiedetelo, io non ho capito, io ancora non l'ho capito. E infatti è finito tutto. Però ho sentito anche io, mi è giunta anche a me queste vaghe informazioni secondo cui c'è questo interesse per la vicenda Narducci. Poi può darsi che arriveranno a conclusioni, non lo so, perché adesso c'è questo discorso del legionario, quindi vediamo quello che... Firenze è predominante questo. Ecco, però cioè, ecco, l'impressione è che abbiano riguardato questa Italia, questo io poi non... I compagni di merende, perché proprio in questo, ieri sera, no, è stato mostrato un passaggio dell'interrogatorio, no, durante il processo di Lotti, che è il super testimone, no, su cui si basa poi il secondo filone, no, quando Pacciani ormai praticamente era stato, no, assolto, è stato tirato fuori questo colpo di scena, no, con questi testimoni poi diventati... che hanno portato poi, insomma, al coinvolgimento anche di Vanni e Lotti. Alla domanda a Lotti, no, su che ruolo lui avesse nel corso di questi delitti, lui dice: io dovevo guardare le macchine. E gli viene chiesto: ma in che senso doveva guardare le macchine, cioè cosa doveva fare? E lui ripete sempre, un po' come Vanni che dice sempre: noi si andava a fare merende, no? E ripete a pappagallo questa frase: io dovevo guardare le macchine. Quindi gli viene chiesto: quindi se lei ci fosse non cambiava niente. Insomma, non, anche qui pochi, no? Anche sulla stampa hanno notato, cioè, che questi super testimoni erano soggetti veramente improbabili, cioè attribuire a questi personaggi questa grande capacità criminale, no? No, ma non solo, cioè, questo è un esempio che è il più light che hanno fatto vedere. C'è Pucci addirittura che dice che
al processo, che dice che entrambi i ragazzi francesi furono uccisi nella tenda, quando tutti sanno che il ragazzo scappò. Oppure il Lotti che racconta il delitto dei tedeschi, che lui fu a sparare i primi due colpi, poi non aveva mai sparato in vita sua, gli spara, gli colpisce tutti e due al primo colpo, e dice che erano davanti, quindi non dietro. Tutto il contrario. Quindi poi il giorno dopo torna in aula, cioè era un processo veramente raccapricciante da un punto di vista testimoniale. E poi insomma adesso finalmente è online, quindi si vede su Radio Radicale, si vede su YouTube, e quindi ognuno di noi può andare a vedere tutte queste situazioni qua. Domande? Se c'è qualche curiosità. Poi il libro, il DVD qui sono, sì, sono chiaramente, c'è un bel kit qui fornito. Volevo chiedere a Luca, ha scritto un libro, secondo me veramente, io tra i più, l'ultima edizione. Un libro avvincente. Io sono ammirato da Paolo, che c'è la passione proprio del giornalista d'inchiesta dei casi, poi come avviene su tantissime vicende, no? Le vicende processuali sono una cosa e poi la realtà è, a volte sì. Assolutamente sì, insomma, cioè, il non detto è, io adesso non so se il dottor Minghini, secondo me sa tante cose, sono entrato nel processo, che non le dirà mai, ma nemmeno a se stesso, però è così, insomma, c'è una parte, quello che viene fuori dal processo è proprio veramente la punta. Lui lo sa chi è il colpevole. Lei lo sa chi è il colpevole, diceva il Papa. Chi è l'autore? Forse dei delitti, e se lo so non lo dico. Me la tengo per me, poi se mi chiamano, ma puoi intuire, insomma, certo, è una vicenda complessa, ma secondo me è come un po' la vicenda di Jack lo Squartato, mi ricorda molto. Anche lì c'era possibili soggetti di un certo livello coinvolti. Viviamo, c'è il principio di eguaglianza, ma però finché si è indagato sui sardi, sui compagni di galera, tutti in galera, cioè uno dopo l'altro. Quando sei andato su altri personaggi, sono sorti dei problemi. Ricorda queste vicende, ricordano i processi per le stragi, non si arriva mai a niente. Oh, chiede che poi sentiamo anche Luca Cardinalini. Sì, subito una domanda. Volevo chiedere a Paolo, che idea ti sei fatto, visto che è stato accennato qua anche il discorso possibile, esoterico, cioè il movente, la matrice di questi delitti, secondo te quale poteva essere? Allora, sì, la matrice secondo me è chiaramente non esoterico ma maniacale. Una persona che aveva problemi sessuali anche importanti, se vedete anche sul... Adesso rapidamente, ecco, questo è quello che faceva, insomma, sui corpi, insomma, abbiamo nella letteratura abbiamo vari esempi. Ora, che questo personaggio possa essere stato, sicuramente non era all'interno dei compagni di merenda, ecco, l'idea mia, perché quando si stavano processando i compagni di merenda, tutto questo non si verificava, quello che ha appena detto il dottor Minghini, mi pare. E quando appunto si è andati oltre su persone un pochettino più di un altro livello, sono cominciati a sorgere i problemi. Però la matrice secondo me è senza dubbio una persona sessualmente disturbata, e non c'è una modalità mandante-esecutore, c'è una modalità di pulsione sessuale malata, ecco. Luca? No, io... Cioè l'ambiente che lei racconta, quello di Perugia, che è l'ambiente, perché la famiglia era massone, è l'ambiente della massoneria perugina, no? Dove la scomparsa Milan Lucci era quasi annunciata, no? Cioè non era così estranea. E io dico, personalmente, che tipo di
rapporti ha avuto, cioè proprio di personali? Quante porte si sono chiuse, quanti saluti mancati, quanti silenzi, quanti... Dunque, ecco questo. Allora, io volevo dire una cosa. Sul movente, il dottor Cocchi parla del movente della persona disturbata, questo è possibile, ma non esclude... Uno che non può avere figli o comunque... C'è un problema, ecco, quello che io a Perugia... Questa storia era vista come l'espressione di un singolo disturbato, ma attenzione, non era un singolo alla Pacciani, era un singolo che aveva una serie di relazioni, e cioè c'era un mondo che era interessato a questo personaggio e che avrebbe subito uno scandalo devastante se certe cose fossero venute fuori. Cioè, ci può essere, non è detto che ci sia un gruppo e quindi che ci sia che siano coinvolte più persone, non necessariamente. Io penso che ci siano più persone coinvolte, direttamente o indirettamente. Non possiamo spiegare quello che è successo, quello che succede ancora oggi, senza pensare a una qualche struttura che si è perpetuata. Ma la cosa potrebbe spiegarsi anche semplicemente col fatto che c'è un tizio, che non è però un tizio alla Pacciani, è un personaggio importante, e c'è un interesse di un gruppo qualificato, di un gruppo che fa parte, diciamo, dell'establishment cittadino, a non farsi travolgere da uno scandalo che avrebbe... Cioè, più il personaggio è socialmente elevato, più la sua cerchia di influenza è ampia, e quindi c'è un interesse sempre maggiore, un interesse a che lo scandalo non venga fuori, e per impedire che lo scandalo non venga fuori si può fare di tutto. Ecco, questo è il punto. Quindi il gruppo può essere anche un gruppo che voleva coprire diciamo le situazioni anomale poste in essere da uno che poteva essere riferito a quel gruppo.